Allora, questa lezione impareremo a usare il timbrone e a rimuovere oggetti indesiderati dalle foto, partendo da una foto fornita. Allora, apro la foto in questione, che non mi si pianta Photoshop. Questa qui. Allora. Intanto, una breve premessa. Useremo i livelli e lo strumento stampino o toppa che si trova circa a metà degli strumenti della toolbar, della barra degli strumenti. E uno è il timbrone e uno è un po' più su, dove troviamo pennello correttivo al volo, ma non serve, strumento toppa e poi direi basta. Il livello, allora, perché il livello? Oltre al livello ci sono le selezioni semplici, tipo rettangoli, quadrati, per intervenire su porzioni regolari e poi copiarle e spostarle, e poi le sistemiamo, portare pazienza, lo stanco, con la gomma o con qualche altro strumento. Allora, intanto, definiamo il discorso delle selezioni. Il secondo pulsante sopra il primo della toolbar che ora vi andrò a spostare, che è questa, allora, abbiamo lo strumento sposta. Accanto allo strumento sposta abbiamo lo strumento selezione rettangolare con una frecciolina. Se io premo la frecciolina, ho altri strumenti per fare selezioni, cioè per intervenire solo nell'area selezionata, o meglio, circoscritta. Sicché con questo si fa quadrati e rettangoli, ellissi o cerchi. Singola riga vuol dire che prende una riga di pixel alla volta, verticale o orizzontale. Noi utilizzeremo lo strumento selezione rettangolare. Scorciatoia da tastiera M per gli amici. Allora, analizziamo la foto. Allora, questa dovrebbe essere una foto panoramica, sicché il primo elemento da rimuovere è il secondo omino vestito di bianco che non si sa bene cosa combini. Non so se gioca le mani, se c'è il filo interdentale, insomma qualcosa fa. Sicché, come avete visto, lo strumento rettangolo ho circoscritto una selezione. E questa selezione mi consente di intervenire all'interno dell'area tratteggiata. Se la inverto, selezione inversa, come vedete la linea tratteggiata è all'esterno, sicché vuol dire che posso intervenire su tutto il resto tranne che sul personaggio selezionato. Chiaro? Sicché selezione inversa mi torna sul personaggio, selezione inversa un'altra volta, selezione inversa. Allora, stessa cosa su questa fogliolina sfocata che è centrale, sicché dà un po' noia, e sul terzo incomodo vestito di nero. Le selezioni io le posso spostare. Se io passo dal cielo dove ho il cursore a X, a croce, alla selezione, mi appare un cursorino con un rettangolino sotto, non so se si vede. Io, questo vuol dire che se io tengo premuto il tasto sinistro, me la posso spostare. Per eliminare una selezione, premo il sinistro in una parte non selezionata, in questo caso al di fuori o all'esterno delle linee tratteggiate. A questo punto non ho più la selezione. Altra cosa, quando faccio una selezione, l'istogramma mi dice e mi dà le notizie utili a quella porzione di immagine, chiaro? Sì. E questa è una cosa. La seconda cosa, allora, per il metodo più veloce per rimuovere degli oggetti è cercare l'oggetto più simile e copiarlo. Praticamente fai un toppino. Premessa, bisogna fare un livello,
Cioè, un livello è un qualcosa, è come, immaginatevi una sorta di fogli trasparenti lucidi, dove nel primo foglio lucido c'è un disegno, nel secondo trasparente c'è un altro disegno, fino ad arrivare all'infinito. Questi strati di oggetti, uno sopra l'altro, visti dall'alto, non vi fa vedere la pila di oggetti, vi fa vedere l'oggetto finito. Oppure, è un po' come se nella macchina fotografica avete il portafiltri, invece circolari, ce l'avete rettangolari, e impilate un filtro davanti a quell'altro alla macchina fotografica. Però invece di avere un filtro avete delle maschere, dei disegni, chiaro, che sono impilati uno davanti a quell'altro. Qui ce l'avete più o meno alla solita maniera. Allora, la prima cosa che bisogna fare è duplicare il livello sfondo, perché se uno poi fa del danno, perlomeno ha l'originale. Sicché con il tasto sinistro seleziono la miniatura del livello, tengo premuto, vado sull'iconcina che sembra un foglio che si apre, che è la seconda accanto al cestino, che crea nuovo livello. A questo punto ho due copie della solita immagine. Allora, aspetta, ve lo faccio rivedere. Non c'hai finestra livelli? Devi andare su finestra livelli. Poi tieni premuto il tasto sinistro del mouse su sfondo e lo trascini sull'icona accanto al cestino. Qui? Accanto. Poi, allora, prendiamo lo strumento lente di ingrandimento. Zoom per gli altri. E zoomiamo sulla prima porzione che vogliamo ritoccare. Deve essere perlomeno, cioè bisogna vedere i particolari. Per spostarsi una volta ingrandita c'è lo strumento mano, va ingrandita parecchio, eh? Ora l'ha cambiato, perché portate pazienza, questa foto è la versione nuova che funziona in un'altra maniera. Mi posiziono sul monitor l'immagine ingrandita di, qui in questo caso è 138%, in modo tale da vedere cosa vado a toccare. Ora vi faccio vedere come si fa con una selezione rettangolare un clone della ringhiera. Allora, prendo lo strumento selezione rettangolare, seleziono, allora vediamo un po', si fa un po' più larga, prendo una porzione, vado sull'omino, dell'area che mi interessa, diciamo fino qui, chiaro? Una volta che ho selezionato la zona che devo andare a tappare, vado all'interno della selezione, mi sposto o sulla sinistra o sulla destra, devo andare cioè in una zona che dovrò copiare per poi fare una toppa. Ora in questo caso a destra l'erba è più alta, io andrei a sinistra, sicché con le misure che ho ricavato da quello che mi interessa, andiamo più qua perché lì c'è un buco, a questo punto lascio il mouse e creo un nuovo livello. E per creare un nuovo livello da tastiera si preme Ctrl J. Poi avete tre livelli. Ctrl J. Buonasera. Ciao, buonasera. Di
Allora, intanto la selezione è sparita, però se io prendo il cursore per spostarsi tra gli oggetti e sposto, come vedete io posso intervenire sul livello che ho modificato, cioè che ho copiato, chiaro? O lo strumento, cioè V sarebbe la scorciatoia della tastiera, lo strumento sposta, lo strumento niente, ciao. Io a quel punto, vedi, questo è l'originale, questo è il livello copiato dalla selezione. Sicché bisogna trovare un modo per metterci. Allora, lì non ho valutato quello, però evitiamo perfezionismi, si fa un po' di cose irregolari. Allora, la cosa che non torna ora cos'è? È la prospettiva, primo, e la seconda cosa è che dietro si vede le case, sicché c'è una scorciatoia della tastiera che consente di deformare le selezioni. Allora, dato che sono sul livello, sul terzo livello, vedete c'è la griglia trasparente con qualcosa lì, vuol dire che ho un pezzo di immagine e basta, io premo CTRL T e spuntano fuori 3, 6, 2, 8 quadratini. Ognuno di questi quadratini serve per strecciare, cioè deformare l'oggetto. Allora, ora, qui bisognerebbe modificarlo in prospettiva. Premo il tasto destro del mouse sull'oggetto copiato e vado su distorci. Facendo ciò, io ho la possibilità di prendere gli spigoli, o meglio, i vertici della selezione e intervenire. Vedete, io posso fare così, così, così. Comunque, a quel punto prendo il vertice in alto a destra e cerco di posizionarmi in modo più preciso possibile a quello che gli sta sotto, prendendolo sempre per gli estremi. Sotto direi va bene, ora qui c'è un difettino, sicché lo allargo. Ora le imperfezioni si correggono dopo il pennello. Intanto facciamo una base. Diciamo che a questo punto potrebbe andare anche abbastanza bene. Per modificarlo in maniera definitiva, clicco due volte sulla foto. E come si può vedere, questo per esempio non torna, perché vuol dire che lo devo ingrandire dell'altro, ci devo lavorare più di fine, che ingrandisco molto. Ora io sono a 439%, ripremo CTRL T, premo il tasto destro distorci e abbasso il quadratino, ripigio due volte sulla foto, a questo punto un po' più preciso. Ora faccio uno zoom indietro 2, controllo che sia quasi tutto a posto. C'è qualche imperfezione. Allora, questo si risolve sempre con le selezioni. Un altro metodo per fare selezioni e interventi di questo genere è il lazzo, o meglio, gli strumenti sono sotto il lazzo. Se tengo premuto, c'è il lazzo poligonale e il lazzo magnetico. Lasciamo perdere un attimino quello magnetico, usiamo il poligonale. Il poligonale fa linee, cioè selezioni fa formate da linee, mentre il lazzo fa forme geometriche libere, a mano libera. Sicché selezioniamo il lazzo poligonale, premiamo Caps Lock, che per gli amici sono le maiuscole già due volte sulla manina, ingrandisci.
Allora, con il lazzo poligonale il tasto e il tasto caps lock, guardate qui il cursore cosa fa. Questo è lo strumento attivo. Se io premo caps lock mi appare la croce. Questo è lo strumento più preciso in assoluto per fare questo tipo di lavoro. A questo punto devo eliminare il pezzo di paesaggio che non serve. Si potrebbe fare col pennello, però bisogna avere la mano un po' delicata, un po' fine. Diciamo, questo è il metodo più sicuro. Allora, punto l'origine da una parte, come vedete ho fissato il primo punto, lo termino alla fine del passamano e chiudo con una forma geometrica la selezione. Si chiude quando appare questo simbolo qui, il cursorino, lo strumento lazzo e un cerchiolino. Finché non trovate quello non potete chiudere la selezione. Ci siete più o meno? Allora, a questo punto dovete fare altro che pigiare cancel. Se pigio CTRL Z, ho fatto la selezione, pigio cancel, mi elimina quello che ho selezionato, il resto rimane invariato. Ora, la solita cosa va fatta, naturalmente non nel mare, ma nemmeno nelle ringhiere, ma va fatta sotto, perché cominciamo dal capo, fisso il primo punto, vado in fondo, fisso il secondo, poi vado sotto, fisso il terzo, fisso il quarto e mi cerco l'inizio e lui mi richiude una selezione. Ci siete? Vabbè, l'importante è che sia chiaro. Comunque, dobbiamo farlo anche per la parte di sotto. Si ripreme cancel o delete per gli amici. Per deselezionare si va fuori dalla selezione e si pigia. A questo punto, come potete vedere, qui c'è il problemino e questo non è proprio dritto e va raddrizzato. Si può raddrizzare a questo punto, cioè io seleziono la parte inferiore con lo strumento rettangolo, seleziono tutto quello che rimane. Ora, dato che c'è il trasparente, se premo CTRL T mi riquadra la selezione, non l'oggetto, però posso intervenire singolarmente sulla parte da rimodificare. Sicché pulsante destro distorci e lo tiro un pochino più su. Pigio due volte per sistemare la foto. Ora il problema ce l'ho qui. Qui si fa ancora in un'altra maniera. Prendo lo strumento lazzo, primo punto, secondo punto, vado in fondo alla selezione, all'immagine selezionata, chiudo la selezione, anche qui CTRL T, pulsante destro, distorci, prendo il vertice inferiore destro e l'abbasso un pochino, questo lo sposto un po' più avanti e cerco di farlo tornare, perché altro che qui c'è una griglia, si chiama un po' più faticoso. Comunque mi sembra di esserci più o meno, ancora no, perché è troppo alto. Un po', ora sì. Bene, a questo punto facciamo una breve panoramica. Lui è sparito per metà. Se ingrandisco
qui ci sono i difetti della sezione rettangolare. Questi basta che prenda la gomma, basta prendere la gomma, cioè premere E, premere caps lock per vedere la dimensione del pennello, pulsante destro, diminuire la durezza e darne, non so, 50, e aumentare un po' la dimensione per fare un po' prima. A quel punto vado col pennello sfumato ai bordi della mia foto che ho clonato per tappare il buco. Guarda, se la faccio in mi si vede il pezzo di dietro, però come vedete ora è più omogeneo, a parte qualche difetto. I difetti sono sopra. Se prendo la manina, vado su, premo E con la gomma, diminuisco la dimensione, vado a eliminare le sbavature, diciamo che più o meno va bene, non è perfetto al 100%, però accontentiamoci. Allora, il problema più grosso ora, qui lo devo togliere, ecco. Ora, il problema più grosso è New York. Cosa ne facciamo di New York? Ora, New York, per fare un lavoro di fino, bisognerebbe avere un'altra foto panoramica di New York senza persone, sì che bisogna inventarselo. Bisogna inventarselo e tappare quello mio. Che io a New York non ci sono mai stato, però qui mi sembra che le torri gemelle non ci siano più, sicché non possiamo clonare, ma ce le possiamo inventare. Allora, per eliminare la schermata degli strumenti ho premuto tab, premendo tab spariscono gli strumenti e lascia solo la foto. Allora, torniamo agli strumenti, che altro ai livelli. Allora, io sono sul livello 1, questo vuol dire che tutte le modifiche che faccio me le fa sul livello 1. Devo tornare sullo sfondo copia, sicché lo seleziono col sinistro, questo perché devo fare un'altra copia, in questo caso di New York, e fare il solito procedimento che ho usato per la ringhiera. Sicché, reinventiamoci New York. Allora, solita la procedura. Faccio una selezione dove per prendere le misure dell'omino da togliere sul livello sfondo copia. Lo trascino, ora qui, qui c'è un palazzo grosso, prenderle da sinistra mi sembrerebbe eccessivo. Però prendiamo la parte destra, guardiamo se si riesce a bloccarla. Ecco, diciamo, prendiamo questa parte lì. Questa parte qui, vabbè, finisce, bisognerebbe selezionare anche quell'antennona. Bisogna aprire una parentesi. Allora, sulle selezioni si possono fare operazioni o di tipo matematico salvando i canali, oppure di sottrazione e addizione attraverso una scorciatoia dei tasti. Cosa vuol dire addizione e sottrazione? Se ho fatto un rettangolo, posso aggiungere alla selezione un altro rettangolo premendo il tasto Shift. In questo caso mi appare un più. Vuol dire che se ora disegno un altro rettangolo, e lo faccio naturalmente, combaciare con la selezione, me lo aggiunge alla selezione esistente. Perché se io voglio aggiungere questo pezzettino qui, lo faccio entrare nella selezione esistente, lascio il tasto sinistro e lui mi aggiunge la selezione che ho fatto alla selezione esistente. Si può fare la cosa opposta. Se io premo Alt mi appare meno. Se questo non mi garba più, oppure voglio eliminare un pezzo di cielo, faccio così e me lo toglie, chiaro? Sicché Shift con le selezioni aggiunge, Alt toglie. Ora in questo caso premo CTRL Z perché mi serve tutto. A questo punto
devo rifarmi su un livello l'immagine selezionata, CTRL J, premere il pulsante V, che sarebbe il cursore sposta per gli amici, poi tengo premuto il tasto Shift prima di muoverlo. Lo Shift mi consente, col tasto sposta, di muovermi in maniera verticale, orizzontale, in maniera perpendicolare, chiaro? Sicché se io tengo premuto il tasto Shift mentre lo sposto a sinistra, lo manderà sempre dritto. Se io vado su e giù non mi ci va. Chiaro? Ora andiamo un pochino e vediamo che è successo. Allora, intanto è successa una cosa che non mi piace. Come vedete, il livello 2 è sotto il livello 1, perché il livello 1 sarebbe la prima modifica che ho fatto. Io devo cambiare la posizione tra livello 1 e livello 2, sicché premo il sinistro sul livello 2 e la porto in cima. Cambia solo l'ordine, perché prima era, cioè io potevo fare così e così. Ora io sono andato in orizzontale e mi devo aggiustare manualmente, perché non è proprio allineato. Quello basta farlo con la tastiera, con il livello 2 selezionato. Uso i cursori del tastierino numerico e mi sposto in su o in giù. I difetti, solita cosa, si usa un po' di gomma. Ora in questo caso bisogna inventarselo. Ho usato il nero, portate pazienza. Ho andato sul livello e guardiamo un po' il colore, c'ho bianco, gomma, ah, perché non c'ho strumento gomma, sì. Allora guardiamo un attimino. Vai, spostato un altro pochino, guardiamo un pochino dove appare il lomino. Lomino è su. Allora, dunque, lomino appare qui. Qui si tappa, vado un po' più su. Bene, a questo punto prendo la gomma, linea questo palazzo, me lo rimodello più o meno sperando di non prendere niente dell'omino, cambio la durezza del pennello da 49 a 85 premendo il tasto destro del mouse e mi modello la casa. Fa un po' così, però è per capire. Allora, qui intanto posso fare delle altre modifiche premendo il destro 85 50 e sfumo questa cosa qui finché non spariscono i difetti. Ora qui per esempio c'è dal palo, lo ritiro fuori. Guardiamo un pochino, attiviamo e disattiviamo il livello per vedere cosa c'è da togliere. Questo arriva fino qui. Facciamo zoom indietro. Che questo è il risultato, naturalmente non è per New York, però abbiamo eliminato. Allora, queste di solito sono le basi di partenza. Poi per le finiture si usa il famoso strumento stampino, che è questo qui, timbrolone, che in questo caso serve per o eliminare questo edificio o eliminare, cioè sovrapporre questa cosa qui. Allora, intanto capiamo su che livello bisogna intervenire, perché se io attivo il timbro clone, sulla barra delle opzioni abbiamo tutta una serie di cose, tipo cioè in alto guardo, cioè guardate in alto
alla finestra, cioè livello attuale, attuale sotto tutti. Livello attuale vuol dire che lui mi campiona, cioè mi copia quello che seleziono dal livello selezionato. Questo mi dice attuale, cioè selezionato e il livello sotto, tutti da tutto, cioè da quello che vedo lui mi copia, chiaro? Sicché in questo caso, dato che io lo devo prendere non dal livello attuale ma dal livello sfondo, gli do tutti, perché io devo prendere un pezzo di V e clonarlo di là, allineato, si lascia allineato. Il timbro è facile da gestire perché basta fissare il punto di origine con il tasto Alt, appare un mirino e questo mirino va posizionato nella zona dove bisogna iniziare a clonare, diciamo qui, sicché tengo premuto Alt, poi tengo cioè faccio un clic col tasto sinistro, lascio il tasto Alt, inizio a clonare. Vedete, se vado sopra inizio a intravedere un colorino, vedete? Guardate, Allora arrivo a un certo punto, io inizio a clonare. Ah, mi sono dimenticato, la durezza del pennello non deve essere a 0 ma deve essere quasi dura, 85%. Allora, ora faccio altro che, vedete, mi sta clonando la distanza, cioè mi sta prendendo la distanza che gli ho lasciato e mi sta clonando tutta una serie di cose. Se voglio raffinare il clone, cambio la sorgente, faccio clic da un'altra parte, tipo qui, e lo faccio irregolare. In questo caso è troppo grosso il pennello, sicché premo il destro e non c'è niente, e mi faccio un'altra clonatura. Stessa cosa qui sotto, ci siete? Vi siete persi? Se vi siete persi, spero che questo video sia venuto a modo, a parte le varie interruzioni degli imprevisti della serata di prima, però anche questo non ci deve essere. No, va bene, non puoi seguire mentre lo faccio perché sennò è la fine del mondo. Comunque, diciamo, questo qui potrebbe andare bene, non è reale, ci sono delle imperfezioni, bisognerebbe usare delle maschere, ma stasera non vi voglio far diventare dei professionisti. Stasera vi voglio far capire alcune cose. Poi, andiamo dov'è il livello, eccolo qua. Allora, in questo caso io userei, su questo palazzo, un altro strumento che è il lazzo. Perché il lazzo? Perché non sono forme geometriche. Sicché guardiamo l'ultimo livello, guardiamo il livello precedente e inventiamoci una casa. Allora, per tornare al lazzo, premo sul lazzo poligonale, tengo pigiato il sinistro, vado sul lazzo, premo caps lock per vedere il cursore a croce, mi invento una selezione. Che poi naturalmente devo chiudere. Ho fatto questo per creare una sorta di, guarda, questo si elimina, e per eliminare questo si fa con lo stampino, si rigura, perché lui mantiene sempre, vedete, la sorgente che gli ho impostato prima, sicché cioè ricordatevi sempre di premere Alt per ricampionare, ricopiare e clonare, perché sennò fate del caos. Allora, a questo punto io premo Alt, vado qui vicino nel cielo, piglio il pulsante destro del mouse, aumento la dimensione del pennello, ripremo caps lock per vedere la dimensione del pennello, pigio ESC per uscire dalla finestra del pennello. A quel punto vedete la sorgente e la destinazione, la roce e la sorgente, il pennello e la destinazione.
vado a tappare naturalmente la sorgente pesca anche fuori dalla selezione, eh. È il pennello che più della selezione non va, perché se vado qui non mi fa nulla, vedete? Però se vado di qua qualcosa fa. A questo punto devo reimpostare la sorgente e eliminare. Allora, questo palazzo sembra più una moschea che quello che doveva essere, però diciamo questo è il risultato. Seleziona, deseleziona. A questo punto lo faccio sul livello normale. Premo due volte la manina per zoomare. Ingrandisco il particolare. Poteva andare peggio, dai, via. Sì, che la stessa cosa va fatta e ripetuta per quello centrale e quello l'omino di destra. Ora sono le 10, io ne faccio un altro, si fa quello centrale che è più facile, questo l'abbiamo modificato, e il terzo ve lo faccio fare a voi dopo. Ci sei, Laura? Diciamo di sì. Allora, abbiamo detto selezione rettangolare, seleziono la zona che intendo clonare, cioè copiare. Questo è troppo, però facciamo una cosa da palo a palo. Da palo a palo andiamo a pescarcela. Dove ce la peschiamo? Ce la peschiamo da qui a qui, da qui a qui o da qui a qui, però da qui a qui no. Da qui a qui. Ora bisogna ingrandire e fare, guardiamo un po', ingrandiamo un po' e vediamo com'è, se si può restringere la selezione. Allora, a me serve da qui a qui. Allora, guardiamo se lo copio mezzo, mezzo e poco. Copiamolo tutto, perché se no si va sul complesso. Allora, diciamo, mi voglio clonare questa cosa qui. Non va bene, qui c'è da lavorarci. Però diciamo va bene. Vado su sfondo copia, Ctrl J, V e lo sposto. A volte l'ho spostato Ctrl T, destro del mouse, distorci e vado a modificare la prospettiva della selezione, e lo devo fare anche a sinistra. A questo giro si va col pennello, io piglio la E che sta per gomma, piglio il destro, durezza 50 va bene, elimino questo col pennello invece che con lo strumento lasso, è la stessa cosa. Quindi anche questo, si possono usare anche pennelli quadrati, eh? Non ci sono solo pennelli tondi o pennelli strani, c'è anche il quadrato. Però giusto per complicarvi un po' la vita vi faccio vedere quelli tondi. Lo sto facendo col pennello, eh. Però come vedete col pennello bisogna avere una manina molto delicata, perché anche perché dato che i pennelli tondi non bastano, e qui me l'hanno cambiati, guardiamo un po'. Pennelli vari, cali grafici a secco, naturali, tondi, pennelli quadrati. Se premete il destro c'è una rotellina, un ingranaggio, e andate su pennelli quadrati, sostituisco pennelli correnti con quelli pennelli con quelli di pennelli quadrati, dico ok, e lui mi fa vedere pennelli quadrati, come la leggenda del pennello cinghiale, sicché io ci vado con un pennello quadrato. Stessa cosa di sotto. Con i pennelli posso usare lo shift se è dritto,
grip, nel senso lui fa una linea in base alla sorgente, al punto di inizio e al punto di fine, cioè io tengo premuto shift, premo una volta con il click, con il pulsante sinistro del mouse, vado alla fine di quello che devo fare, ripremo il sinistro e lui mi apre al pennello in maniera lineare, chiaro? A questo punto il pennello quadrato mi serve di qua, sicché shift, clic, sì. Allora, clic sinistro, shift, ultimo clic, shift premuto, clic, solita cosa di sotto, faccio primo clic, poi premo shift, premo mouse, sempre lo shift premuto, ripremo il mouse, e poi ripremo col mouse. Questi sono i difetti di dietro. A questo punto mi serve un pennello sfumato, può essere anche quadrato, ma non può essere quadrato. Durezza 0, dimensioni abbastanza sufficienti per eliminare varie eventuali. Sono sul livello sbagliato, perché me l'ha fatto livello 3, giustamente. E sfumo la selezione. Non è venuto un capolavoro, ma ecco, io non lo dovevo togliere. Mi sono incartato, portate pazienza, non mi picchiate. Perché ho fatto danno. Portate pazienza. Si aggiunge una toppina. Strumento rettangolo, vado qui. Le selezioni si possono aggiungere anche non unendole, perché se io premo shift in questo caso io mi voglio copiare la parte sopra e sotto, c'è dello spazio, però vado su sfondo copia, CTRL J, mi fa livello 4, io lo porto su come livello 3. Il 4 bisognerebbe dargli un nome tipo tra cielo e terra, scherzi a parte, tra cielo e tra Palo e New York. Questo è parte centrale. Per cambiare nome devo fare clic due volte sul nome. Allora, questo qui lo prendo, lo seleziono, premo V, lo sposto di qua. Ora, naturalmente specchiato, fa un po' di dei polli, proviamo a fare diversi. Allora, ho ripremuto CTRL T, se premo lo SHIFT, non me ne metto, lo SHIFT su questa nuova versione non funziona più. Si fa mano nel mondo. Niente, si lascia così. Sono cambiate delle cose, non ci capisco più nulla nemmeno io. Comunque, le procedure sono queste per eliminare gli oggetti indesiderati. Naturalmente qui manca, c'è questo verde, sicché per riclonare, solito discorso, sfondo copia, imprendo, ormai si fa ascendente alle tre torri, prendo tutto, CTRL J, tu me lo metti sopra il livello della copia, accidente a quando fanno gli aggiornamenti, me lo sposto e me lo metto qui, lo porto sul livello 4, questo si elimina. Poi ci si va col pennello.
ma giusto con i cursori. Questo è un metodo artigianale, ci sono dei metodi un po' più professionali, ma non mi voglio ora sta a confondere cose. Comunque, questi sono i due o tre strumenti che vengono utilizzati per riempire e tamponare la olla. Io mi fermerei qui. Sa un'oretta, poco più, quello che ci mettete, e ora vi prendo una per uno e si prova a fare qualcosa. Va bene?